Si intitola Vicina, scorci di passato e presente cinese ed è un appuntamento che si svolgerà all'interno del Paricentro di Fano il 29 aprile a partire dalle ore 14. Verrà allestita all'interno una mostra fotografica e poi laboratori di ritaglio su carta ed infine di calligrafia. Un modo questo per conoscere una cultura lontana ma sicuramente vicina, di cui diciamo sappiamo poco, quindi grazie anche alla collaborazione con l'Università di Urbino, con la Sala Confucio, dedicheremo un approfondimento alla lingua, alle tradizioni, alla cultura e anche ai sapori della Cina, insieme a dei docenti e a degli studenti appunto che ci guideranno in questo pomeriggio fatto anche di l'inaugurazione di una mostra fotografica e dei momenti appunto di degustazione dei tè, oltre che di a un appuntamento più generale di approfondimento sulla cultura cinese. Quali sono i momenti in programma? L'Aula Confucio Urbino, il progetto nasce nel 2015 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Tra le attività vi sono quelle degli eventi culturali, quindi presentazione della cultura e della lingua cinese al territorio, e il giorno 29 aprile organizziamo qui al Paricentro di Fano una giornata dedicata alla cultura cinese. In particolare presenteremo alcune delle arti tipiche della cultura cinese, tra ad esempio la nota al pubblico occidentale la calligrafia cinese, quindi la shufa, e anche l'arte del ritaglio. E queste attività appunto intendono permettere di comprendere quelli che sono gli aspetti culturali e valoriali del sistema socio-culturale cinese, aperti appunto, sono tutti invitati le persone del territorio a venire a partecipare. E invece che foto e momenti troviamo nella mostra fotografica? La mostra fotografica, che partirà insieme alla giornata della cultura e lingua cinese, si chiama Scorci tra passato e presente cinese e tratta sono fotografie della Cina tra gli anni 90 e 2000, un periodo di profonde trasformazioni a livello economico e sociale. Queste fotografie ritraggono appunto luoghi e persone in varie parti della Cina e sono state raccolte dall'Aula Confucio di Urbino.